Conclusa la realizzazione tecnica delle fasi precedenti, passo ora alle finiture. È difficile dare regole generali. Da ora in poi sarà il talento artistico dell'iconografo a guidare la pittura. Mi limito di conseguenza ad alcune note didattiche. Ritocchi d'ombra all'interno del volto per definire meglio i volumi. Eseguo questi passaggi confrontandomi continuamente con il modello originale di Rubliov. L'ombra sopra le ciglia conferisce profondità allo sguardo. Concluse le ombre, ritocco le luci a partire dai capelli. La ripresa della parte centrale della seconda luce conferisce maggiore luminosità ai capelli. Riprendo i tratti vivi facendo attenzione a collocarli nella posizione esatta. La parte bianca dell'occhio si esegue con bianca e nero soltanto, senza aggiunta di colori caldi. Si faccia molta attenzione perché se si eccede con il bianco non sarà più possibile abbassarlo nemmeno con una velatura successiva. Mi allargo fino alla zona 1 o della nuvoletta. Prestare massima attenzione a preziosi segni grafici della palpebra che concorrono a formare lo sguardo. La parte più importante è la ridefinizione della forma o area 4 che conferisce volume al volto. Cerco di sfumare, sia a partire dal verde del Sankir che verso l'aranciato dello schiarimento. Importantissima la tridimensionalità dello zigomo per conferire il volume. I tratti vivi dovrebbero essere scolpiti come una vera e propria grafia. Parte importantissima, la ripresa del Sankir, conferirà ulteriore volume al volto. Si tratta di un passaggio molto difficile perché deve fondersi con il colore rosato della forma. Attenzione a non vanificare i passaggi precedenti con pennellate pesanti e poco trasparenti.
i ritocchi più importanti, gli occhi, il naso, i baffi e le labbra. A lavoro concluso.